Ciao a tutti amici nerazzurri, eccoci qua dallo stadio Giuseppe Meazza, post partita di Inter Atalanta 0-0, peccato, un'occasione per scappar via dalla Lazio che ha pareggiato e dal Milan che ha perso ieri a Torino con la Juve. 60.000 spettatori, bella carica del Meazza, in realtà non così tanto contestato Mauro Icardi come se lo si aspettava, e adesso la squadra è stata richiamata sotto la curva, noi abbiamo l'Inter nel cuore, è stato fatto il coro per Icardi solo alla fine e all'inizio. Inter che è partita a 15 minuti super, poi si è spenta e non ha più ripreso il mano e il pallino del gioco, o meglio, lo ha fatto ma non ha concluso mai a rete, tranne con Nainggolan nel secondo tempo e Icardi nel primo. Ripeto, 15 minuti super, poi si è persa un po' la concentrazione, l'Atalanta non ha fatto un giro in porta, pochissime occasioni per loro. Brozovic infortunato, preoccupa un po' la situazione perché senza il regista lì si vede che manca un po' il pallino del gioco, è lui che diciamo non comanda ma registra molto bene la zona centrale del campo. Per il resto Miranda va bene, però adesso tornerà De Vrij col Frosinone e tornerà Lautaro, vedremo cosa farà Luciano Spalletti a Frosinone. Per il resto questa è stata la partita. E adesso cosa c'è? Si va a Frosinone, ci sarà video reaction, andremo Inter Roma, saremo qui, Inter Juve saremo qui e speriamo, è ancora tutto aperto, non siamo in Champions, non siamo neanche fuori, ragazzi lottiamo, mancano 7 partite, 21 punti a disposizione per la Lazio 24, dobbiamo crederci sempre e comunque, speriamo per le prossime 7, sono 7 finali, oggi l'abbiamo pareggiata, la scorsa l'abbiamo vinta, quella prima l'abbiamo persa. È questo, dobbiamo crederci fino alla fine. Col Frosinone esatto, non è facilissimo. Non è da sottovalutare. Hanno battuto oggi la Fiorentina, hanno fatto 2 vittorie di fila e tocca a noi domenica. Per il resto, ragazzi, speriamo, non c'è nient'altro da dire. Forza Inter, ci vediamo domani con il video completo di Inter Atalanta. Bello.